Luisa Picato e Matilde Poletti, vincitrice e finalista di campionati italiani Under 14 femminili qui al Due Ponti Sporting Club di Roma. Lisa, il punteggio, se 1-6-3, dice che il match è stato fin dall'inizio dalla tua parte. Credi che il punteggio poi rispecchi quanto visto in campo? Beh, non del tutto, perché allora il primo set sono partita molto bene, ho espresso un buon gioco, però lei era anche più fallosa e quindi insomma è andato un po' a senso unico, mentre il secondo set è stato più lottato perché lei ha provato a fare qualcosa in più, a cambiare un po' il suo gioco ed è stata molto più offensiva. Senti Matilde, il rimpianto, se così possiamo definirlo, rimangono quelle 7 palle del 4 pari al secondo set, palle che magari concretizzate ti avrebbero potuto portare anche mentalmente in vantaggio nel secondo parziale? Beh sì, sicuramente nel primo set ho avuto poche occasioni, come ho detto anche lei ero molto fallosa, lei è partita molto bene e nel secondo set ho cambiato un po' il mio gioco essendo più offensiva e sì, del rimpianto rimangono quelle 7 palle del 4 pari che diciamo lei ha giocato meglio di me e è riuscita a chiudere la partita. Corsi e ricorsi storici, giocate spesso contro, l'anno scorso in finale sempre campionati italiani. Lisa, cosa vuol dire affrontare spesso una giocatrice così brava e spesso anche in match determinanti che possono un po' indirizzare anche l'esito di un'intera stagione? Conoscendola molto bene so come giocare, però c'è comunque sempre un po' di tensione in più perché ci siamo scontrate più volte, quindi c'è una certa, diciamo, rivalità anche. Matilde, il vostro torneo non finisce qui perché fra poco entrerete in campo nella finale di doppio. Doppio che fino a questa fase, fino alla fase conclusiva, avete letteralmente dominato. Sì, appunto giochiamo, come anche si è detto prima, giochiamo anche il doppio insieme e fino adesso abbiamo giocato molto bene e abbiamo vinto sempre molto facile e adesso incontriamo due giocatrici abbastanza forti che giocano bene, quindi dobbiamo stare molto attente e molto solidi per vincere. Chiudiamo con una domanda a lungo termine: qual è il sogno? Finiti oggi i campionati italiani del 14 femminili, fra qualche anno, qual è il sogno, il trofeo che sperate di alzare? Parto da Lisa, poi vado da Matilde. Beh, innanzitutto al più presto mi piacerebbe giocare gli Slam Juniores e poi entrare nel circuito WTA ed essere, diciamo, tra le migliori. Matilde? Sì, come ha detto lei, giocare gli Slam Juniores e entrare, diciamo, nel circuito professionistico. Il mio torneo preferito è pre-Wimbledon. Benissimo, in bocca al lupo a entrambe. Credi, grazie.